Puntata numero 60 di Overtime, e con noi il difensore del Milano Quanta, Fabio Rigoni. Ciao, ciao a tutti, è un piacere essere qui. E allora, in tre partite Milano ha sconfitto il CUS Verona per l'ottavo anno di fila. Questa società è in finale scudetto. È chiaro che l'obiettivo è lo scudetto, però una riflessione su quello che ha fatto questa società in questi anni comunque te la faccio fare volentieri. Basta guardare tutti i risultati che fino a qua abbiamo conseguito, questa società abbia ampiamente lavorato nella maniera giusta. Non tocca certo a me a dirlo, ma i fatti parlano molto chiaro. Un gruppo che quest'anno ha attraversato delle difficoltà, ha vinto i primi due trofei, poi sappiamo com'è andata in Coppa Italia e in Eurolega. Questo rimane ovviamente una ferita, ma potrebbe avervi dato la carica giusta. Ecco, in semifinale abbiamo rivisto, soprattutto in gara 3, adesso ne parleremo, il vero Milano. Le scorie mentali e fisiche dell'Eurolega possiamo essercele lasciate alle spalle o no, secondo te? Secondo me ci sarà sempre un minimo di pensiero che va a quelle partite nelle quali siamo stati in difficoltà. Finora, secondo me, abbiamo reagito in una maniera migliore e abbiamo superato quei piccoli valici che stavano davanti a noi, insomma. Bene, andiamo a vedere quello che è successo, iniziando ovviamente dalla vittoria in gara 1, 4-0, per mettere subito in chiaro le cose sul CUS Verona. Beh, tutto pronto per iniziare questa vincente serie di semifinale scudetto. Pievore che va in percussione, in mezzo Crivellari, c'è spazio, Crivellari! In back! Stecca, non l'ha recuperata, è senza stecca, Crivellari, Boldan, gol! Parte Uele Banchero. E Ferrari, il morso del Cobra, via, gabbia sguarnita, Crivellari, gol, la doppietta di Crivellari, vince gara 1 di semifinale scudetto contro il CUS Verona. Siamo con il portiere del CUS Verona, Pignatti, al termine di gara 1, una partita tirata, ha vinto Milano, ma Verona non ha demeritato. Ma sicuramente una partita bella, peccato, abbiamo sbagliato anche poco, però contro una squadra di alta qualità come il Milano anche pochi errori possono uccidere una partita. I primi due gol in situazioni di 2-0, terzo in power play, vabbè, l'ultima porta vuota, peccato. Siamo con l'attaccante del Milano, Crivellari, al termine di gara 1. L'avete portato a casa giocando bene, non era facile, si sapeva, Verona gioca sempre bene contro di voi quest'anno, qual è stata la chiave? Sappiamo che Verona in tutte le partite che abbiamo affrontato dall'inizio della stagione ci ha messo in difficoltà, infatti i risultati sono sempre stati lì fino alla fine. Abbiamo cambiato alcune cose, soprattutto il modo di giocare contro di loro, non abbiamo utilizzato il nostro sistema, abbiamo utilizzato un altro sistema e alla fine siamo riusciti a portarla a casa. Secondo me la differenza si è vista magari con la terza linea, che ha giocato meglio rispetto alla loro terza, che era un po' più in difficoltà. Archiviata gara 1, si è andati a Verona, una pista che tradizionalmente, l'abbiamo detto tante volte, non è mai facile, invece in realtà c'è stato solo un momento di difficoltà quando avete subito l'1-2 del Verona, fra poco lo vedremo, però anche lì atteggiamento giusto mi sembra della squadra. Sicuramente atteggiamento quasi perfetto. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, il risultato non è la prova, siamo entrati veramente sul pezzo, concentrati, non volendo assolutamente dar loro respiro né possibilità di fargli credere o pensare che potessero quella partita giocarsela solo perché erano sul loro campo di casa. E infatti fine primo tempo abbiamo, penso, dominato. Poi ci sta un minimo di flessione, anche perché giustamente ci sono anche gli avversari in campo, però anche lì, dopo, ripeto, una minima flessione, abbiamo di nuovo reagito e abbiamo messa in cassaforte. E allora vediamo questa vittoria alla Vesani di Verona, 5-2 in gara 2. Esperto giocatore di Milano, libera bene, ha liberato molto bene Perrunco, lascia Belcastro, numero di Belcastro. Il giocatore scaligero, Comencini, no. Grande intervento difensivo di Sabaini, contropiede e segna, gol! Gol! Trova un gol! Filtrante dal Ben, non gli è riuscito, Lettera,
Parata di Pignatti. Errore, ennesimo errore della difesa veronese. Balbusa, ma prende Belcastro. A Crivellari, porta vuota, segna. E veniamo all'ultimo atto della serie. Una vittoria chiara, lampante, ma in discussione 5-1. Non avete commesso l'errore dell'anno scorso. E effettivamente no, proprio perché sbagliando si impara. Siamo di nuovo entrati concentrati, rispondendo un po' anche all'intervista che mio ex compagno di squadra, nonché amico Massimo Stevanoni, aveva detto. Giustamente loro ci avrebbero provato, quindi noi stava a noi rispondere in una maniera corretta. Penso ci siamo riusciti in toto e quindi mission accomplished e finale. Nonostante le assenze pesanti di Barsanti, Munari e Ferrari, allora andiamo a vedere gli highlights di gara 3. È in coda le interviste proprio a Stevanoni, che fa anche un bilancio della stagione del CUS Verona, e a Capitan Banchero, autore di una grande prova. Fa buona guardia per Nico, che poi sceglie la strada sbagliata e favorisce l'intervento di Capitan Banchero, che nello slot fredda Pignatti ante Bolzanino, e c'è un gol da posizione impossibile. La conclusione vincente di Bugin. Comencini è un grande Milano stasera. Banchero, showtime al Quanta Club. I più esperti questa opportunità di riaprire il match, e ci riesce Stevanoni, imbeccato da Valbusa. Dal Ben Stevanoni, e arriva il tocco vincente. Milano vince la serie 3-0 e questa sera 5-1. Siamo col capitano del Milano, Uele Banchero, per l'ottavo anno consecutivo Milano in finale scudetto. Non avete ripetuto l'errore dell'anno scorso, l'avete chiusa in 3 partite, meglio evitare sorprese, gran prestazione stasera. Sì, abbiamo imparato dall'anno scorso appunto, l'avevamo preparata e stasera volevamo chiudere. Abbiamo giocato credo un ottimo primo tempo, qualche sbavatura nel secondo, però abbiamo giocato molto bene. Ha giocato molto bene anche tu, a mio avviso il migliore in pista dopo l'influenza, che sembra di averti fatto bene. Avevo voglia di tornare, sabato ho guardato la partita alla TV e... Non è vero! Volevo tornare per forza e sono tornato bene, per fortuna. Siamo con il capitano del CUS Verona, Massimo Stevanoni. Questa volta non vi è riuscita come l'anno scorso lo scherzetto in gara 3. Mi sembra che questa volta abbiate incontrato forse il miglior Milano, non c'è stato molto scampo. Poi l'avevate riaperta con il tuo gol, però questa sera ha meritato Milano. Ma sì, ma tu, onestamente tutte e 3 le partite ha meritato Milano. È chiaro che non sapevamo di affrontare un avversario che aveva solo che qualcosa da perdere contro di noi. Ci abbiamo provato con cuore, con energia, secondo me non abbiamo non siamo riusciti a esprimerci al 100%, però insomma quando si perde con un Milano, con una squadra come Milano, così cinica, così preparata, insomma non si può che fare i complimenti a loro. Come l'anno scorso, Diavoli Vicenza in finale, è ormai diciamo la sfida di questi 2 anni nell'Hockey in Line italiano, Milano contro Vicenza. Quest'anno voi li avete battuti grazie anche a un tuo rigore in semifinale di Coppa FIS, poi vinta contro Ferrara. Loro si sono presi la rivincita pesante in Coppa Italia. Cosa dire? Una finale già scritta, potrebbe essere un'altra serie equilibratissima come l'anno scorso? Sicuramente sarà una serie finale tutta equilibrata. Noi vorremmo dimenticare e un minimo vendicarci della finale persa in Coppa Italia. Giustamente loro vorranno mettere i puntini sulle i e continuare il loro cammino. Sta a noi, credo, perché senza false modestie siamo noi i favoriti, sta a noi, visto che siamo i peggior nemici di noi stessi, non metterli in carreggiata per darci fastidio. Si giocherà su Stilmat al pattinodromo come in Coppa Italia. Ti sorprende questa scelta, nel senso che in effetti loro erano abituati più a giocare sull'altro tipo di pista? Premesso che per me è un bene per l'Hockey Line italiano, però ti chiedo da esperto ovviamente di superfici se te lo aspettavi. No, non me lo aspettavo. Credevo volessero in qualche maniera sfruttare anche quel minimo vantaggio, perché sappiamo che a questi livelli anche le piccolezze fanno la differenza. Come hai detto tu, Giorgio, per fortuna hanno fatto una scelta differente, perché giustamente lo spettacolo sarà sicuramente migliore su quella superficie. Credo anche loro si siano resi conto comunque che hanno dei benefici, tutti i vari giocatori tecnici che loro hanno sicuramente ne beneficeranno.
E allora andiamo a vedere gli highlights della semifinale appassionante fra Diavoli Vicenza e Ghost Padova. È arrivato, ma ancora Pace, attenzione, nell'angolo, poi lo dà dall'altra parte per Delfino, che trova il gol. Ora va a riconquistarlo ancora Simsic, dico sulla stecca quella di Delfino, tiro, c'è il gol! Troppo dalla parte, Longo dall'altra, Longo, c'è il gol! Simsic, passaggio a Delfino. Tiro, il gol! Rientra intanto Davide Rosso, il giocatore riparte. Contropiede Roffo con Corradino dall'altra parte, il passaggio, c'è il gol. Italia. La difesa, il disco rimane lì a Delfino, il gol di Delfino. Prospetta una finale tra Buia e gol. Sale Vicenza al primo posto in stagione regolare, perde il disco intanto Calore, il tiro di Delfino. Fabio, prima di chiudere alcune curiosità, sei uno dei giocatori più esperti del Milano Quanta. Ti manca un soprannome ufficiale, ma recentemente mi hanno detto, a parte Ciocco ovviamente, ma parlo, okay, siccome vanno di moda molto gli animali ultimamente nello spogliatoio del Quanta, se ti dico Ken Linseman, anche domanda di cultura hockeyistica, cosa mi rispondi? Un grandissimo dell'hockey mondiale, adesso è uno che non tutti conoscono perché ha giocato molti anni fa. Io mi ricordo che ero ragazzino, e però era un qualcosa, che è venuto a giocare ad Asiago quando la sua carriera in NHL era finita, però era un qualcosa di impressionante vedere giocare. E tra le sue caratteristiche c'era quella di essere un mago degli ingaggi, forse sì, per questo è vero. Tapio, il coach, ha paragonato a lui? Beh, un paragone impari, perché veramente uno come Ken Linseman perdeva uno, forse due ingaggi a partita, e non ci dimentichiamo che avrà giocato più di 1000 partite nella National Hockey League, però ben venga un paragone del genere, volentieri. Però tu sai anche quanti ne vinci e quanti ne perdi tu, perché sappiamo che è una tua abitudine molto professionale, sì, mi va di dirlo e sottolinearlo, è quella di comunque tenerti le statistiche... Sì, migliorare sempre, sì, non si finisce mai. Sicuramente c'è sempre da imparare, soprattutto un giocatore come me ha sempre da imparare. Io sono cresciuto con l'idea che comunque i piccoli dettagli fanno la differenza. Avendo una visione a 360 gradi, facendo delle statistiche e sapendole comunque guardare e interpretare, sono comunque dei dati che possono farti o cambiare opinione o comunque farti correggere il tiro. Quindi più si alza il livello, più contano i piccoli dettagli, anche queste piccole cose possono farti capire se sei sulla strada giusta oppure se devi un po' cambiare, oppure se c'è qualcosa da correggere. Però per tornare allo zoo rosso blu, Linseman era soprannominato The Rat. The Rat. Allora, siccome credo che ratto non ti piaccia molto, no. Però se lo diciamo all'inglese, The Rat è più cool. Lui era considerato The Rat in maniera... in una brutta maniera, perché provocava anche... era molto sporco. Io comunque l'accetto perché è comunque un grande, incredibile, però va bene così. Comunque dai, la diciamo all'inglese, se proprio The Rat è meglio. Meglio. Un'ultima cosa, era ospite in gara 3, graditissimo come sempre, il Duca Nicola Fonteneva, che era di passaggio a Milano, 3 scudetti per lui nel Quanta. Mi ha raccontato un altro aneddoto, sempre parlando della tua essere maniacale nei dettagli, che quando lui è tornato a giocare in line dopo tanti anni gli suggerivi anche un po' che ruote mettere, un po' questo ruolo di meccanico della squadra ti è un po' rimasto, si può dire? Anche qui i piccoli dettagli fanno differenza, come una Formula 1 ad esempio, sulla quale tua grande passione, sì, motociclismo soprattutto, dove una gomma nuova o stanca può fare la differenza, potrebbe significare ad esempio frenare e intercettare un passaggio e quindi non far fare agli avversari un gol, oppure magari scivolare e permettere agli avversari di fare un gol. Quindi mi ricordo con Nicola che lui, giustamente dopo che avevamo giocato insieme a Trieste, aveva dei problemi con le gomme, ma questo succede anche adesso con tanti miei compagni in squadra. Io cerco di dare per quanto posso dei piccoli consigli su quale gomme usare a seconda delle superfici e altri piccoli dettagli, insomma, ecco, è un po' fa parte un po' dell'avere quell'esperienza in più che magari giustamente quei di 20 anni ancora non hanno fatto. E quindi Cioca, The Rat e pure gommista. Grazie sì. Fabio per essere stato nostro ospite. È sempre un piacere quando volete. E allora è tutto per questa puntata numero 60 di Overtime. Mi raccomando, sabato 18 maggio, gara 1 di finale scudetto al Quanta Club. Alla prossima.